Ciao, bentornati sul mio canale. Vi starete chiedendo cosa ci fai con delle labbra verdi? Non è mica Halloween, non sei mica Poison Ivy. Eh no, però sono Rihanna. Quack, 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 quack. You see me la la la. Beh, scusate, non vi sono sembrata come Rihanna. Non mi vedete abbronzata, sono stata alle Bahamas, ho i capelli verdi a caschetto. Scherzi a parte. E a parte questa canzone che mi piace tantissimo, c'era un video di un porcellino su Facebook che girava pochi giorni fa, che muoveva tutto il culetto con questa canzone di sottofondo, bellissimo, troppo dolce. In realtà vi spiego il segreto di questo trucco. Io indosso, come vi dirò nel video in seguito, spesso queste labbra, però le persone rimangono sempre sconvolte. Allora, adesso che ho visto Rihanna indossarle, ho detto: oh, grazie Rihanna, potrò fare un video con il tuo trucco. Così non dicono: ma hai le labbra verdi? E quindi appena ho visto il suo trucco ho detto: oh, lo devo fare subito. E niente, questo quindi è il trucco di Rihanna nel video Work, 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 come avrete capito. Mi piace tantissimo. Stasera, tra l'altro, usciremo. E io vorrei uscire con questo trucco, ma penso che, bah, cambierò qualcosa, almeno le labbra, che altrimenti davvero pensano che sia carnevale o Halloween, non so, che sia una drag queen sotto mentite spoglie. Vabbè, e niente, mi piace davvero tantissimo. Cioè, proprio ci uscirei anche alle 6 di mattina con questo trucco. Trucco ovviamente da serata, fashion, se avete un'occasione speciale. E mi sono divertita tanto a farlo, sono stata felicissima e spero di aver trasmesso un po' di allegria anche a voi. Andate a ballare, a twerkare nella vostra stanza. E niente, vi lascio al tutorial e spero che vi piaccia. Un bacio! Per iniziare, dopo aver idratato la pelle, vado a spruzzare un po' di acqua termale dell'avena su tutto il viso. Poi non so perché in questo periodo mi sento le labbra davvero secchissime e cerco di rimediare utilizzando il Lucas Po Po Ointment. È un prodotto utilizzato da quasi tutti i make-up artist sulle labbra per riparare i danni delle labbra scripolate, secche. È un prodotto che viene dall'Australia ed è creato con estratto di papaya, che a quanto pare ha degli effetti molto benefici sulla pelle, come appunto guarire le zone di secchezza, le bruciature, le ferite, i morsi di insetti, e quindi è un ottimo ingrediente da avere nel vostro kit. Io lo applico sulle labbra perché, come vi dicevo, le sento estremamente secche in questo periodo, anche se comunque faccio degli scrub regolari. Questo dovrebbe aiutarmi a farle proprio guarire per quando andremo ad applicare il rossetto. Come fondotinta vado ad applicare il MAC Pro Longwear Foundation nel numero NC25, che, come avete visto dalla boccettina, è quasi terminato ed entrerà nel mio Back to MAC per un bel rossetto. Lo applico con il pennello due fibre, che utilizzo sempre, nel 130 della MAC. Dopo aver finito di applicare il fondotinta, è il tempo di passare alla correzione delle occhiaie. Io vado ad utilizzare il mio correttore aranciato della MAC, che è il MAC Studio Finish Concealer nel numero NW25. Lo applico direttamente con le dita perché trovo che vada a riscaldare meglio il prodotto e a farlo aderire meglio sulla pelle. Beata Rihanna, che bella abbronzata! E non sembra un cadavere. Io devo aspettare l'estate per sembrare meno cadaverica. Oppure mi devo schiaffare in faccia i chili di terra, cosa che faremo dopo. Beh, ora che ho coperto le occhiaie, lasciamo riposare la base per un po' e passiamo agli occhi.
Iniziamo come sempre dalle sopracciglia, che vado a pettinare all'insù. Quelle di Rihanna mi sembrano alquanto disegnate, quasi come fossero tatuate, e io quindi decido di andarle a riempire con il mio Deep Down della MAC, che utilizzo sempre solitamente per definire appunto le mie sopracciglia, e questo ci aiuterà proprio ad avere quell'effetto di sopracciglio super disegnato, tatuato. Utilizzo il pennello 266 della MAC e vado a infoltire le mie sopracciglia e ad allungarle un po' verso l'esterno. Come primer occhio, come sempre, vado ad utilizzare il mio Soft Ochre Paint Pot della MAC e lo applico su tutto l'occhio. Madonna ragazzi, oggi sono andata in palestra, ho fatto una lezione di funzionale che è simile, non so come spiegarvi, tipo crossfit. Abbiamo fatto un circuito, mezz'ora senza mai fermarci, degli esercizi assurdi con i pesi, e mi sento proprio stanchissima, male, che riesco sempre a camminare, mi fa male tutto. Posso fare un baffo a Rihanna con i glutei. Vabbè, e poi stasera mi abbufferò come maialino a cena, giusto per compensare la fatica della palestra. Partiamo dalla piega, che andiamo a definire molto leggermente con l'ombretto Caramel di Nabla, e utilizzo il pennello 286 della MAC, che è un pennello a punta duo fibre. Quindi parto dalla fine della piega, qui, molto molto leggermente, e vado a sfumare il prodotto verso l'interno. Questo è per creare un colore di transizione, una sfumatura leggera. Io adoro questo ombretto di Nabla, lo utilizzerei veramente ogni giorno in qualsiasi trucco, perché proprio il colore è perfetto, perfetto da sfumatura. Dopo aver dato all'occhio questa leggera sfumatura, passiamo a definire l'angolo esterno con un pennello a punta medio. Prendo un marrone color cioccolata caldo, questo è Swiss Chocolate della MAC. Il trucco di Rihanna mi sembra alquanto definito verso l'esterno, quindi io utilizzo il mio bigliettino da visita per farmi da guida verso l'esterno. Vado a identificare la V esterna. Dopo che ho dato la forma con il bigliettino del lato esterno, lo tolgo, vedete? Ci dà proprio questo effetto di ombretto super definito, e vado a intensificare sempre la V esterna con questo ombretto. Lo sfumo verso l'interno leggermente, mi concentro comunque sempre solo verso la fine. Poi prendo il pennello con cui abbiamo applicato il primo prodotto, il primo ombretto, e vado a sfumare lievemente questo quest'altro ombretto. Vado ad utilizzare lo Shadowy Lady della MAC, un perfetto colore da sfumatura se non volete utilizzare il nero. Mi aiuto sempre con il mio bigliettino da visita per marcare i contorni, quindi lo concentro soprattutto nella via esterna. Adesso posso togliere il bigliettino e sfumo sempre con il pennello da sfumatura che abbiamo utilizzato fin dall'inizio. Adesso applichiamo una matita Kajal nera. In questo caso utilizzo la Fill Line della MAC nella rima interna superiore e inferiore, e anche un po' al di sotto. Prendo sempre il marrone cioccolata Swiss Chocolate e andiamo a sfumare l'ombretto al di sotto. Adesso occupiamoci della prima parte dell'occhio, che andrò a riempire con dei brillantini. Questi bellissimi, bellissimi brillantini dorati della MAC nel colore appunto gold. E sono davvero fantastici, ma io vabbè adoro i brillantini in generale, li piazzerei ovunque. Prima di applicare i glitter, applichiamo la Glitter Glue della Too Faced Shadow Insurance, che è una colla appunto per glitter. Nell'angolo interno dell'occhio che abbiamo lasciato libero, non abbiamo coperto da ombretto.
Mi raccomando, utilizzate un pennello che non usate spesso, così non lo rovinerete. È un pennello sintetico da pochi euro. E mi proteggo con della carta, un fazzoletto. Vado a pressare i brillantini. Li voglio sfumare verso l'ombretto. Adesso l'attaccatura delle ciglia andiamo ad applicare di nuovo la matita Kajal Feline. Poi con un pennellino da dettagli piccolino preleviamo dell'ombretto nero opaco e andiamo a sfumare la matita. Sfumiamo leggermente. Adesso su un pennello piatto da eyeliner, io utilizzo il 212 della MAC, andiamo a tracciare delle linee al di sotto delle sopracciglia per pulirle e rendere tutto il lavoro più pulito. Questo ci aiuterà ancora di più ad avere l'effetto di sopracciglia tatuate e ben definite, disegnate. Con un pennello pulito da sfumatura, questo è della Make Up For Ever, vado a sfumare il prodotto. Ora che l'occhio è finito non ci resta che passare al mascara e ciglia finte. Poiché non devo tenere le ciglia in piega, non utilizzo un mascara waterproof come farei solitamente, ma bensì utilizzo l'I Love Extreme della Essence. Come ciglia finte invece andrò ad applicare le Noir Fairy della House of Lashes. Adesso che il trucco occhi è completo, ritorniamo alla base. L'andiamo a fissare con una cipria della MAC, che è la Studio Fix Powder nel colore NC25. Per sembrare come Rihanna, proprio uguale a lei, prendo la mia palette della Sleek e prendo la colorazione marrone opaca, quindi applico il prodotto nell'incavo delle guance. Al di sotto della mascella e poi, come sapete, io vado a fare un po' di contouring anche al naso. Adesso, dopo aver fatto un po' di contouring, prendo l'altro marrone della palette della Sleek, che è un marrone che è terra abbronzante per lato, mi ricorda molto la Refined Golden della MAC, e vado ad abbronzarmi un po' per assomigliare a Rihanna, perché sono proprio uguale a lei. Quindi non applichiamo blush, solamente terra. E prendo l'illuminante della palette della Sleek, lo applico al centro del naso, sull'arco di Cupido e sulla parte alta delle guance. Per le labbra sono super coraggiosa, perché vado a mettere una combo che utilizzo spesso, anche se ultimamente un po' devo dire che non la metto, perché è data da due matite occhi verdi che io utilizzo sulle labbra, e sono una delle mie preferite matite occhi in assoluto, che è la Pearl Glide della MAC nel colore Undercurrent, e andrò a fare un leggero degradé ombre con la matita sempre verde della MAC Minted. Questo vado a tracciare i bordi delle labbra. Dopo aver tracciato i bordi con la matita Undercurrent, andiamo con Minted solamente al centro.
E ragazzi, questo è il trucco terminato, che spero vi piaccia. Se il video vi è piaciuto, apprezzerei tantissimo se mi deste un like, anche se vi iscrivete al canale se non lo siete già, mi fate felicissima, e poi potete seguirmi anche sugli altri social che vi lascio alla fine del video. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video, io continuerò a ballare. Work, 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 work. Ci vediamo al prossimo video, ciao!